Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo episodio delle magiche avventure di Matteo Salvini, i video che evocano gli eventi caratterizzanti della carriera politica del capitano subito dopo l'apice della sua popolarità fino al suo decadimento totale a favore di altri leader politici. Negli scorsi episodi abbiamo parlato della crisi del papete, una pagliacciata che ha dimostrato la totale incapacità di Salvini di governare in una democrazia. Poi abbiamo parlato della sconfitta in Emilia-Romagna, situazione dove sono stati marcati i limiti della strategia propagandistica della Lega e infine, almeno per ora, il caso Morisi, dove è emerso il marciume e l'ipocrisia della macchina social salviniana. All'inizio del 2022 Salvini era tornato alle percentuali del 2018. I suoi nuovi fan avevano perso la fiducia in lui, ora che la sua ineguatezza era diventata ovvia. Anche dentro il partito la sua credibilità era calata tantissimo. Altri leader lo stavano eclissando, come Zaia e Giorgetti, grazie al buon lavoro che questi stavano svolgendo nelle loro posizioni istituzionali. Nonostante tutto questo, Salvini rimaneva informalmente il leader del centrodestra e quindi manteneva un ruolo importante in Parlamento, essendo il capo della formazione più ampia, che aveva la maggioranza relativa. Ma quando si parla di pubblica umiliazione, non c'è un evento che supera l'ultima elezione del Presidente della Repubblica. Quei giorni ricordo essere stati una grandissima delusione, non tanto per il risultato finale, ma per il percorso che ci ha portati lì. Salvini ha avuto un ruolo importantissimo nel processo, ma solo verso la fine. Infatti, se nelle prossime clip non parlerò molto del nostro amatissimo capitano, non vi preoccupate, si presenterà sul più bello. Detto questo, farei partire la sigla. Cago nel salotto. Siamo i fantastici qua. Sfido su Fortnite. Michael mi dice strozzati con il braccio. Che pensiero carino. Che pensiero carino. Pippi cocaina? No, diavolo. Uno arriva e scrive ricchio. Voglio di drogarsi? Vuoi farti del male? Fatelo, ma non rompere le palle, vai su un'altra parte. Vai. Maria legalizza l'erba. Ogni 7 anni i nostri parlamentari eleggono un nuovo capo di Stato che fa da garante alla nostra Costituzione. Nel 2015 il nuovo inquilino al Quirinale è stato il vecchio democristiano Sergio Mattarella, leader influente della corrente di sinistra del partito, forte oppositore della mafia e ex ministro della difesa nei governi D'Alema. Nel suo mandato da Presidente della Repubblica Mattarella si è rivelato un uomo molto equilibrato, moderato e soprattutto apprezzato da tutte le forze politiche e dagli italiani, soprattutto durante i lockdown o durante le crisi di governo più assurde. Molti volevano che si ricandidasse, ma Mattarella è tutt'oggi convinto che tale carica dovrebbe essere a mandato unico ed è per questo che, già a un anno dalla fine del settennato, ha sempre dichiarato di voler andare in pensione subito dopo aver accolto il suo successore, anche se con dispiacere i partiti avevano inizialmente accolto la sua richiesta e hanno quindi iniziato a cercare un sostituto. Nomi come quello di Draghi, Cartabia, Bonino e Nordio hanno subito iniziato a girare nei giornali e nei programmi TV, ma il primo partito che si è espresso apertamente al riguardo è stata Forza Italia, con la autocandidatura del suo leader Silvio Berlusconi, che ai tempi descrisse la sua eventuale vittoria come una conclusione giusta e meritata a una carriera politica come la sua. La prospettiva di avere un giovanotto un po' stagionato come lui, che ha subito numerosi processi di accusa per casi di evasione fiscale, rapporti con la criminalità organizzata e perfino prostituzione minorile, ha lasciato scioccate molte persone, non solo a sinistra ma anche a destra e al centro. Infatti la Lega e Fratelli d'Italia all'inizio non sembravano particolarmente convinti, ma i numeri di fatto c'erano e anche i sondaggi erano positivi. Per questo Silvio ideò un piano apparentemente infallibile. I primi 3 scrutini richiedono il voto di 2/3 dei presenti in Parlamento, che includono non solo i deputati e i senatori, ma anche i delegati regionali. Dalla 4ª votazione in poi, il numero richiesto si riduce al 50% più 1, ed è qui che il Cavaliere aveva puntato a vincere. Il 14 gennaio 2022, durante un incontro ufficiale del centrodestra ad Arcore, Berlusconi aveva convocato tutti i suoi alleati, Salvini, Meloni, ma anche i centristi Brugnaro, Toti e Lupi, assicurandosi così circa 400
360 voti tutti per sé. Molti, ma non abbastanza. Ne mancavano una cinquantina, ma recuperarli non era impossibile. Grazie alla segretezza del voto, molti parlamentari, anche da orientamenti diversi, potevano contare sul fattore ambiguità e votare per Silvio senza che nessuno venisse a saperlo. Un altro aspetto che ha contribuito all'ottimismo del centrodestra è l'ampiezza del gruppo misto, composto da ex 5 Stelle, indipendenti, centristi, senatori, a vita e altri scappati di casa che potevano essere corrompibili. Un membro molto conosciuto di questo gruppo era il grande amico di Berlusconi, Vittorio Sgarbi, che in onore dei bei vecchi tempi decise di aiutarlo nel suo piano assumendo il ruolo di infiltrato e mediatore. La missione venne soprannominata l'Operazione dello Scoiattolo per la sua segretezza e velocità, ma molti deducono che in realtà non sia stato un gran successo. Proprio lo stesso giorno dell'incontro ad Arcore, la parlamentare di Alternativa Bianca Laura Granato aveva dichiarato di aver ricevuto, assieme a molti suoi colleghi, delle telefonate da Berlusconi in cui si presentava come quello dei Bunga Bunga e voleva convincerli a votare per lui. Sgarbi era tra i primi a mostrare segni di pessimismo, ma Berlusconi rimaneva in sella. In effetti le possibilità di una sua vittoria c'erano. Il partito di Renzi, Italia Viva, per esempio, sguazza nell'ambiguità quando si parla di queste cose. Poi il CAV aveva iniziato già a regalare quadri e orologi. Sembrava che il tutto stesse prendendo forma, ma soli pochi giorni dalle elezioni, cioè il 22 gennaio, Berlusconi decise di ritirarsi per motivi di salute, dichiarando che i numeri ci fossero, ma che non se la sentisse. Tutt'oggi non è chiaro se in effetti Silvio ce l'avrebbe fatta. Vi invito fortemente a speculare nei commenti, ma se proprio volete sapere la mia, secondo me era molto vicino, ma che alla fine ha rinunciato anche per motivi di salute. Alla fine Berlusconi è decisamente vecchio, si addormenta spesso e ha bisogno di essere seguito molto. Una cosa è certa, se avesse vinto si sarebbe comunque prima o poi ritirato, magari dopo uno o due anni. Questo ci porta alle elezioni. Il primo scrutinio si apre senza un accordo tra le forze politiche. I dirigenti ordinano di votare carta bianca e Fico e Casellati vedranno per lo più solo quello. Azione era l'unico partito che aveva scelto una candidata, ovvero Marta Cartabia, ma la cosa non andò da nessuna parte. Al secondo e il terzo round stessa cosa, ma iniziava a muoversi qualcosa. Erano nati dei favoritismi. I preferiti in quei primi giorni erano stati Mattarella, Crosetto, Maddalena e Casini, votati principalmente, ma non esclusivamente dal centrosinistra, centrodestra, probabilmente Forza Italia e Fratelli d'Italia, 5 Stelle e centristi. La partita si è aperta con la quarta votazione. Mentre i parlamentari votavano, entrambi gli schieramenti buttavano giù le loro proposte. Salvini si consulta con gli alleati e consegna a Letta, Conte e Renzi tre nomi di alto profilo provenienti dal centrodestra. Il primo è Marcello Pera, storico forzista ed ex presidente del Senato dal 2001 al 2006. Pera è un docente di filosofia scientifica che ha dedicato molti saggi al rapporto tra società e religione, anche se lui ha dichiarato più volte di essere laico. Pera scrive in uno dei suoi saggi più recenti, Perché dobbiamo dirci cristiani?, scritto nel 2008, la seguente frase: io suggerisco di accettare l'esortazione che il Papa ha fatto ai non credenti, seguire la vecchia formula di Pascal e Kant, ovvero di vivere come se Dio esistesse, che è un modo per dire, almeno a mia interpretazione, che lui non crede nel cristianesimo, ma dovremmo vivere come cristiani. Giudicando dalle sue pubblicazioni, sembrerebbe un liberal neoconservatore, tipo Bush Junior. Paragoni così diretti tra la politica americana e quella italiana non capitano spesso, quindi la butto lì e non approfondisco oltre, anche perché non avrei tempo. Nel 2013 si era ritirato dalla vita politica, ma quest'anno è tornato in Senato, stavolta sotto il simbolo di Fratelli d'Italia, cosa che mi ha preso molto di sorpresa, dato che economicamente la Meloni è contraria alla liberalizzazione economica, anche se dice di essere thatcheriana. Staremo a vedere. Il secondo è Carlo Nordio, ex magistrato che ha condotto molte indagini a partire dagli anni 70 sulle Brigate Rosse. Durante gli anni di Tangentopoli ha indagato sulle cooperative rosse e sulle forze politiche di sinistra, ma la sua campagna giudiziaria è rimasta nell'ombra di quella di Di Pietro, non solo per il target ma anche per quanto riguarda i risultati raggiunti. Negli ultimi anni si è avvicinato alla politica ed è stato anche eletto alla Camera dei Deputati con Giorgia Meloni. Lui mi sembra forse il più di destra, ma in fatto di meriti non ci vedo niente di male. L'ultima candidata invece è stata Letizia Moratti, ex ministra dell'istruzione per lo stesso periodo di Pera al Senato, sindaca di Milano dal 2006 al 2011 e attualmente vicepresidentessa della regione Lombardia con l'assessorato alla sanità. Moratti è la più moderata tra i tre e infatti in molti momenti si è avvicinata a Calenda, ma anche quella con la reputazione più discutibile. Da ministra ha provato a risolvere il problema della mancanza degli asili nido riducendo l'età minima per le scuole materne, manovra improvvisa
Pisa, che causò molti disagi all'istruzione pubblica. Da sindaca fece un buon lavoro e già ai tempi molti sondaggi la davano per rieletta, ma nonostante tutto bruciò le sue chance di vittoria facendo tre cose principali: diffamando il suo avversario politico Giuliano Pisapia, accusandolo di crimini mai commessi da giovane, come il furto di un'auto, associandosi al consigliere Roberto Lassini, che aveva accusato la procura di Milano di essere composta da membri delle Brigate Rosse, e rispondendo su Twitter ai troll. Questa in effetti fa molto ridere. In risposta a un'interrogazione burla su Twitter, che faceva: cosa ne pensa della moschea abusiva in via Puppa nel quartiere di Sucate? Lo staff elettorale della Moratti aveva risposto seriamente: nessuna tolleranza per le moschee abusive, scatenando la reazione della satira virale. L'anno scorso è stata chiamata a prendere il posto di Giulio Gallera e Fabrizio Sala, rispettivamente assessore welfare e vicepresidente della Lombardia, dopo i disastri dovuti al Covid che hanno messo la sanità regionale a dura prova e portando il paese in lockdown, mesi prima del resto del mondo. Purtroppo non ci sono stati molti miglioramenti, tipo quando ha proposto al commissario straordinario Arcuri di distribuire i vaccini alle regioni in base al contributo che esse davano al PIL nazionale, per dare priorità al nord piuttosto che al sud. Esiste anche un video di lei che cerca di insegnarci a fare il risotto alla pera o qualcosa del genere. Non credo che questa donna tocchi un fornello dagli anni 90, però, che si vede. Se dovessi tirare a indovinare, direi che pera è stato scelto da Forza Italia, Nordio da Fratelli d'Italia e Moratti dalla Lega. Però non lo so, forse è una coincidenza che la peggiore candidata sia stata messa avanti da Salvini, ma io che ne so. Il centro-sinistra consulta le proposte della destra. Pera era decisamente il favorito, ma il suo recente avvicinamento a Fratelli d'Italia sollevava dei sospetti. Per quanto fossero tutti personaggi con i loro meriti e pregi, nessuno aveva l'autorevolezza dell'arbitro imparziale. La volontà di intesa però c'era e Letta propose una serie di candidati indipendenti che avrebbero potuto richiamare il senso di cooperazione dei rivali. I tre nomi erano Pier Ferdinando Casini, un democristiano seguace di Forlani. Anche lui è stato presidente della Camera nello stesso periodo di Pera. Infatti il senatore era inizialmente un alleato di Berlusconi, per poi cambiare orientamento il decennio successivo. Casini sembrava essere tra i favoriti in quasi tutti gli schieramenti per il suo tatto, trasformismo e lunga esperienza politica. La seconda è la ministra della giustizia Marta Cartabia, questa proposta per lo più dai liberali, che in quel periodo stava lavorando a un'ambiziosa, necessaria e sfortunatamente mai completata riforma della magistratura. Garantista e cattolica, l'ex giudice della Corte Costituzionale era competente, rispettata sia a destra sia a sinistra, ma soprattutto poteva essere la prima donna al Quirinale, un avvenimento di portata storica. L'ultimo, ma non per importanza, è l'ex premier craxista Giuliano Amato. Fra i tre era quello che provocava meno entusiasmo, ma il suo garantismo e esperienza ispirava la fiducia di molti. Fin dai tempi della dissoluzione del Partito Socialista, Amato è sempre stato imparziale ed era intervenuto spesso nelle vesti di tecnico per coprire ministeri importanti, anche se era per fare cose impopolari come la riforma regionale del 2000 o le manovre antinflazione del 1992. È stato anche presidente della Corte Costituzionale per tipo un anno prima di decidere di andare in pensione qualche mese fa. Tutte persone autorevoli, ma Salvini, invece di sceglierne uno o di riproporne un altro, ha preso un rischio. Tempo di una power move. Si suppone che il capitano avesse gli stessi numeri di Berlusconi prima della fine dell'operazione Scoiattolo, quindi minimo 460 voti, non abbastanza, ma comunque il gruppo più ampio in Parlamento. Quindi per mandare il messaggio alla sinistra che era lui quello con il cazzo più grosso e che quindi era lui quello che doveva dettare le regole a loro scapito, ordinò ai suoi parlamentari di votare per la presidentessa del Senato Elisabetta Casellati. Questa mossa non era necessariamente un tentativo di eleggerla, ma era palesemente un modo per dimostrare l'unità del centrodestra e quindi anche per dimostrare a tutti che Salvini fosse un leader in grado di mettere d'accordo tutta la coalizione. Questo non avvenne. Al quinto scrutinio solo 382 parlamentari su 460 seguirono gli ordini del leghista, mandando a rotoli il suo piano e la sua credibilità. Questo grande errore può sembrare superfluo, ma di fatto è stato l'ennesimo tassello che ha portato Salvini al declino più totale. Fu proprio in questo periodo che la Meloni lo superò definitivamente nei sondaggi, fino
fino a contendersi la leadership della coalizione. Nel sesto scrutinio le forze di sinistra mandarono un messaggio simile, dove però tutti insieme votarono per Mattarella, cosa che si è ripetuta alla votazione successiva, ma senza in ogni caso raggiungere la maggioranza. Alla fine il presidente cedette e, per venire incontro alle richieste degli italiani, decise di accettare la sua ricandidatura e nel 28 gennaio 2022, con i voti ora anche di una destra sconfitta, Mattarella divenne il secondo presidente della Repubblica a vincere un secondo mandato. Dopo questa faccenda, Salvini aveva perso tutto il potere che credeva di avere e per il resto dell'anno, fino alle elezioni più recenti, si inventerà una serie di cose per in qualche modo tornare al suo picco storico, in particolare durante il conflitto in Ucraina, ma di questo parleremo la prossima volta. Grazie per aver guardato, ricordatevi di mettere mi piace, iscrivervi e di commentare le vostre opinioni. Chi sarebbe dovuto diventare presidente della Repubblica secondo voi? Mattarella va bene? Fatemi sapere. Io personalmente avrei preferito Amato, ma gli altri candidati erano comunque decenti. Vi invito anche ad abbonarvi al mio Subscribestar e di unirvi al mio Discord. Ci vediamo la prossima volta.